Pasqua preferite l'uovo di cioccolata o quello di Arte per te, che è una figata? Su Arte per te. Oggi mi sono superata, altro che uova di cioccolata. Basta parlare in rima. Come state? Pasqua si sta avvicinando, la corsa alle uova di Pasqua è iniziata. Gente che spasmodicamente ne prende 5, 6, 7 per avere la sorpresa più bella e poi apre l'uovo. E la delusione è sempre quella. Perché dentro l'uovo di cioccolato ci sono sorprese, anzi adesso qualcosina di meglio si trova, ma ai miei tempi il meglio che potevate trovare era l'insipido braccialetto di argento scrausissimo che oggi ce lo sogniamo. All'epoca era un regalo scarso, oggi ce lo sogniamo, oggi plastica a go-go. E allora, come fare per evitare questo consumismo in cui 200 grammi di cioccolata si pagano 30.000 euro e la sorpresa è pure penosa? Arriva Ombretta a casa vostra e vi dà la risoluzione ad ogni problema. Uova di carta riciclata, super low cost, decorate da voi con all'interno una sorpresa del valore di quello che avreste speso per comprare l'uovo di cioccolato. E in più, ho ancora le mani sporche, le ho appena finite. Io in più ho aggiunto anche una tavoletta di cioccolata perché è giusto che a Pasqua la cioccolata ci sia, ma l'ho pagata 100 grammi, 1,50 euro contro i 12 euro che la stavo per pagare perché era a forma di uovo. E allora andiamo a preparare le nostre uova di Arte per te e quindi venite sul piano da lavoro insieme ed ecco l'occorrente per le nostre uova di carta. Innanzitutto dei pennarelli tipo Uniposca, questi sono della Pilot, li proviamo insieme, vediamo se sono buoni. Una spillatrice con relativi punti, un paio di forbici. Un cartoncino per fare l'orma, la sagoma dell'uovo, della velina per confezionare il regalo che andrà dentro l'uovo e la tavoletta di cioccolata perché non esiste uovo che non contenga cioccolata. Una busta vecchia usata, malconcia di carta, oppure una carta pacchi nuova, taglia balza e matita. Come prima cosa, tracciamo la sagoma di mezzo uovone sul cartoncino più spesso. Voilà. Quindi faccio un pretaglio col tagliabalza e taglio con le forbici. Adesso sulla busta messa in doppio ricalco l'orma dell'uovo e lo faccio prima da una parte e poi specularmente dall'altra. Voilà. Adesso sempre in doppio ritaglio il mio uovo. E conservo i manici della busta. Comincio a decorare il mio uovo con motivi circolari a mo' di zentangle. Questo deve essere proprio un momento che dedichiamo a noi stessi per la riflessione e dedicando appunto un momento della nostra vita creativa alle persone che amiamo. Alterno due tipi di pennarelli, pennarello a punta grossa e pennarello a punta fine, in modo da dare movimento a tutta la decorazione. Finito di decorare, sovrappongo le due parti e con la spillatrice inizio a pinzettare lungo il bordo del mio uovo, lasciando una fessura abbastanza grande nella parte superiore.
e lasciamo la parte sommitale aperta per poterlo ancora farcire della sorpresa. Prendo un bellissimo regalo, che nel mio caso è una stupenda maglietta col pulmino che ho preso all'OVS. Prendiamo della carta velina. Mettiamo dentro la maglietta. E insacchiamola nell'uovo. Voilà. Inserisco anche la barretta di cioccolata. E poi piano piano continuo a chiudere con la spillatrice il bordo del mio uovo. E voilà, ed ecco il bellissimo uovo di Pasqua di Arte per Te. Se poi vogliamo per forza il fiocco, ricordiamoci che avevamo tolto i manici dalla busta che abbiamo riciclato, e allora con un po' di spago, anche da cucina, quindi anche più chiaro, prendiamo il manico, lo pieghiamo su se stesso, chiudiamo e allacciamo forte il centro e leghiamolo dove più ci piace, con un micro punto di colla. E voilà! Ed ecco il primo uovo di Arte per Te. Ora ditemi se non è bellissimo. La cioccolata c'è, la super sorpresa anche, decorato e decorato, è veramente un pezzo di artigianato e di amore che regalate a qualcuno, e quindi c'è anche il risparmio del pagare la cioccolata il giusto prezzo e di fare sicuramente trovare una sorpresa gradita. Pollice in su e condivisione se questo video vi è piaciuto. Ora faccio, questo era quello di Gabriele, ora faccio anche quello di Enzo. Lasciate, mi raccomando, un super pollice in su pasquale. Questa sarà la mia sorpresa. Grazie! Ci vediamo dopo aver fatto anche l'altro per le foto.
Visto che belle le nostre uova, ma non sono stupende, guardate, se me ne regalassero una così curata, fatta con tanto amore, con tanta cura, con tanta artigianalità, io stenterei ad aprirla, o quantomeno farei un taglio dietro e la conserverei lì tra i ricordi più cari. Tra i commenti ditemi, perché qua c'è in ballo una gara. Qual è quella che vi piace di più? L'uovo numero 1 o l'uovo numero 2? Perché a me piace di più l'uovo numero 1, mentre a Gabriele ed Enzo piace di più l'uovo numero 2. Ditemi voi. Questo è quello fatto con la busta riciclata, questo è quello fatto invece con la carta pacchi nuova. E allora, che ne dite di questo progettino? Non è proprio bello? Io l'ho trovato molto significativo, perché ci si prende un po' di tempo per creare degli oggetti unici, ognuno per i nostri amici, per le persone più care, per i familiari a cui teniamo di più, e quindi viviamo in meditazione, diciamo così, il momento della Pasqua, e nello stesso tempo regaliamo una cosa gradita invece delle solite uova che finiscono tutte spezzettate all'interno di un tristissimo bicchiere di plastica e che poi vengono smangiucchiate, lasciate là e surgelate prima di essere buttate l'anno seguente. E allora, che almeno a casa mia più o meno fanno questa fine qua. Penso di avere ancora uova di cioccolata dell'era paleolitica. Quindi, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione massima, aiutate Arte per Te a rimanere a galla nelle mareggiate del web, e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona preparazione alla Pasqua e ci vediamo la prossima volta. Ciao!